è arrollato con trappo di Fosombrone. Perché lui era militare, fuggito l'8 settembre, era fuggito. Un giorno ad un albero raccontai una favola. Lo sai che non è vero che c'è la guerra? Le case sono tutte in piedi e nessuno muore. Non esistono i rifugi ed i bambini sono nei parchi a giocare o nei loro letti a dormire tranquilli. Le sirene non urlano. Non c'è neppure il coprifuoco. Tutti mangiano in abbondanza, non ci sono le tessere né le file davanti ai negozi. Il pane è bianco. Il latte non ha macchie in superficie, verdastre come l'olio, e odora proprio di latte. C'è lo zucchero e l'acqua non manca mai, né il gas e neppure i fiammiferi. Il sale abbonda e non viene scambiato con la farina, e nemmeno è dato in premio per spiare su giovani che si nascondono per non combattere, oppure su nascondigli di armi. Le armi non ci sono. Fucili, bombe, cannoni, mine, siluri? Spariti. Le ha nascosti il buon Dio su una nuvola in alto nel cielo, dove nessun aereo potrà mai arrivare per riprenderli. E sai che le finestre non hanno strisce di carta blu sui vetri e che d'estate possiamo tenerle aperte con la luce liberamente accesa? Che nessuno invia al fronte calzettoni fatti in casa con lana di pecora. Nei pentoloni non ci sono quei miscugli puzzolenti per fare il sapone. Io qui mi trovo in villeggiatura. Nel giardino della mia casa di Napoli non c'è neppure una scheggia di bomba e lungo il muretto di limite ci sono tutte, proprio tutte le inferriate. Ognuno ha la sua fede d'oro al dito. Ci vogliamo tutti bene. Non nascondiamo il babbo dai tedeschi. Lo zio Gildo non è pedinato e può insegnare, anche se non ha voluto mettere il distintivo al bavero della giacca. E l'amico ebreo del babbo, Pakanovsky, sì, proprio lui, quello che assomiglia a Italo Balbo. Viene a casa nostra a farci visita, liberamente. «Com'è possibile?» interruppe l'albero. «Beh, Hitler e il duce non sono mai nati».